essere venuti qui per fare questa ripresentazione della mostra. La mostra dei lavori pubblici è diventata una tradizione perché si è fatta anche nei precedenti due mandati come consuntivo di un grande lavoro fatto dal Comune di investimento di risorse pubbliche, che è una fetta rilevante degli investimenti che nella città si stanno facendo. Ora, io dico spesso che in città sono aperti cantieri pubblici e privati per oltre 1.000 milioni di euro, non è una cosa da poco, ci metto dentro ovviamente anche il nuovo ospedale, le cose che sono già in cantiere su cui si stanno preparando le gare. Di questa torta importante i lavori che direttamente fa il Comune, che qui sono presentati, sono lavori per 100 milioni e oltre di euro in 4 anni e mezzo, non sono pochi, sono lavori che riguardano la manutenzione della città, del centro storico e dei quartieri, che riguardano il recupero dei beni storici anche a fini turistici, quindi ci sono i lavori del PIUS e altri lavori che non hanno goduto di finanziamenti dell'Unione Europea, e poi ci sono lavori funzionali a dare migliori servizi, e quindi lavori importanti che hanno consentito un risanamento della città, un miglioramento stabile. Pensate a quando si è fatto Corso Italia, diciamo a ciò che si è realizzato con gli investimenti delle nostre aziende per i sottoservizi, o a quello che si è fatto rifacendo i lastrici nella parte di Piazza delle Vettovaglie fino a Piazza Carrara. Quindi in realtà i lavori che presentiamo alludono anche ad altri lavori che hanno avuto altri finanziamenti da parte di soggetti pubblici e che messo tutto insieme danno una consistenza ancora maggiore. È un atto di trasparenza di fronte alla città, perché è una forma di rendiconto, di rendiconto pubblico, e in più c'è uno stile di forte sobrietà. Questa mostra è finanziata completamente da aziende che hanno vinto appalti e lavorato per il Comune, che io ringrazio, perché questa è una tradizione positiva che ci manteniamo. E poi, come vedete, questa volta è realizzata tutta intorno a Palazzo Gambacorti, sfruttando questo atrio, la grande scala sopra le logge, quindi uno dei lavori pubblici importanti che abbiamo fatto, e riaprendo il sotto delle logge di Banchi. Nell'occasione, l'abbiamo già annunciato, saranno riaperti anche i bagni pubblici e gestiti i bagni pubblici al centro delle città, ma in attesa di tempi migliori e di ulteriori investimenti, noi abbiamo deciso di fare la mostra anche lì sotto, volendo accettare una sfida, ecco, quella della possibilità di fare lavori ulteriori di miglioramento della città, anche nel cuore della città. Lo stesso vale per il Palazzo Pretorio. Voi sapete che da tempo abbiamo messo fra le priorità il recupero delle facciate di Palazzo Pretorio. Non tutto abbiamo potuto fare, e certamente sono tempi difficili per fare tutto ciò che sta nelle nostre priorità. Però non ci sono molte città in Toscana che hanno visto un volume di lavori pubblici come quello che noi oggi possiamo vantare. Ecco, credo che questo sia importante dirlo, perché è la verità, e ormai a consuntivo
è una verità importante. L'altra cosa che mi preme aggiungere è che quando si è data l'occasione, in un rapporto positivo con le aziende del nostro territorio, noi abbiamo accettato un'altra sfida, cioè di un certo modo di fare le gare. Per il Pius o per Sesta Porta o per altre gare importanti abbiamo scelto il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi un metodo fortemente selettivo che ha potuto considerare anche la qualità delle proposte, la qualità delle aziende, i tempi di realizzazione, insomma una serie di variabili importanti che fanno la differenza, e siamo contenti di vedere che gran parte dei lavori di cui si tratta se li sono aggiudicati con gare fortemente selettive proprio le aziende locali o aziende toscane, quindi aziende che hanno lasciato sul nostro territorio una parte importante anche degli investimenti che si fanno. Non era scontato, è un segno importante di vitalità economica e anche il segno che questa sfida è stata vinta. Quindi nella trasparenza e nella competizione più aperta però hanno valso anche dei valori locali, e questo è importante sottolineare.